Allora, adesso vediamo, concludiamo il discorso sulla Slovacchia reggendo una breve nota storica per quanto riguarda la preistoria, il discorso che ci interessa. Come vedete qui, il libro è sempre questo. Leggiamo questo paragrafetto qui. Le scoperte archeologiche si fanno la presenza dell'uomo nel territorio dell'attuale Slovacchia nell'era del Paleolitico Medio. La Venere di Moravany, una famosa statuetta paleolitica ritrovata presso Pistani, nella Slovacchia occidentale, nel 1940, è stata realizzata circa 23.000 anni fa. A partire dal V secolo a.C., la zona venne colonizzata dai Celti, ai quali, come nel territorio ceco, attorno al X a.C. si sostituirono i Marcomanni, una tribù germanica. A loro volta questi furono attaccati dai Romani, ma i Marcomanni si rivelarono un terribile nemico che li costrinse a ritirarsi nel sud del Danubio. Allora, adesso vi faccio vedere questa statuetta che, come abbiamo visto, è stata trovata in questa zona della Slovacchia. Che, come al solito, dà un'ulteriore dimostrazione che il culto della dea, della Grande Madre, era praticamente diffuso ovunque. Poi, abbiamo visto, ad esempio, che queste stesse statuette qui, molto simili a questa qua, sono state trovate anche in Giappone, sono state trovate anche in Afghanistan e in Pakistan. Il fatto che ovunque noi andiamo, se studiamo un discorso di arte paleolitica e spesso anche di arte neolitica, noi troveremo queste statuette femminili. Quindi vabbè, è vero che non ci sono documenti scritti, nel senso che le persone di quel periodo non ci hanno lasciato dei documenti storici, per dire. Con dei riti o comunque con delle descrizioni particolareggiate di quello che facevano, di quello che pregavano, di quello che credevano. Non abbiamo dei documenti scritti, ovviamente, del tipo che questa gente ci abbia lasciato, un documento con scritto: noi crediamo in una dea, noi crediamo in un matriarcato. Certo che no. Però, insomma, sono degli indizi che se mettiamo tutti insieme, poi soprattutto conosciamo anche un minimo di teologia cristiana e del fatto che poi, quando appunto sono arrivati i monoteisti, hanno praticamente fatto tutto il contrario di quello che comunque queste statuette lascerebbero supporre, lascerebbero intendere. Insomma, chi ovviamente sa mettere insieme tutti questi indizi, alla fine ha un quadro preciso di quello che c'era prima dell'arrivo del monoteismo. Su questo non ci piove. Niente, allora direi il lavoro sulla Slovacchia lo concludo qui, non c'è altro da sapere. Comunque l'Europa dell'Est la rivedremo e la riprenderò comunque non appena troverò qualche altro libro interessante.